Siamo live? Vai Ale, vai Ale. Sono carico a palla, vai Ale. Allora, prima di dire minchiate, diciamo cosa stiamo facendo, poi lascio libero alla tua creatività e immaginazione. Che è successo? Allora, stiamo per fare le Spec Ops. Alessio, allora, è tutta una scusa per preparare Alessio la sfida che ci sarà alle 4, quindi tra una quarantina di minuti. Ale, abbiamo 40 minuti per farti diventare bravissimo e lo faremo giocando alle Spec Ops. Esatto, From Zero to Hero. La prima difficoltà, Ale, è che tu sei l'host della partita, quindi devi avviarla tu. È una grande difficoltà questa, io non sottovaluterei. Io penso che tu possa, con una certa confidenza, premere la X. Ma guarda la panza seduto in questo modo, eh? Guarda la panza. Ma non è vero, Ale, ma guarda. Ma non è vero, Ale, ma non si vede niente. Anzi, si vedono anche dei bei muscoletti sulle braccia. Dai, vado io, mi voglio uscire, voglio. Pier, mi riesci a lasciare la chat? Esatto, sto prendendo la chat. Ale, ti prego, fai partire la partita. Bloccato, non so cosa intenda per bloccato, Ale. Sì, poi si stiamo. Questa è la live. Ok, stiamo giocando missione sopravvivenza a Piccadilly Circus. Io ho già finito la mappa, Ale. Perché non stai giocando? Dove sei, Ale? Non ti vedo. Ale, ma cosa stai dicendo? Tu dove sei? Ma non ti devi nascondere. Ora arriveranno le ondate e noi le uccidiamo. Ti prendo qualcosa un po'? Vuoi che ti prendo qualcosa? Le ondate di nemici. Vuoi che ti prendo qualcosa? Se fosse una Coca Zero sarebbe ideale, grazie. Ma no, Ale, ma che buono, non vedi che ti danno i soldi per ucciderlo? Perché dovrebbero darti i soldi per uccidere un... No, non è buono. Ma che cazzo stai facendo, Ale? Ma in pausa di cosa, Ale? Ma dove sei? Vieni a darmi una... Ale... Mi tiri su. Sì, sono vivo, ma mi devi tirare su. E soprattutto devi fare qualcosa, Ale. No, ma sei incredibile. Ale, ti prego. Oh, grazie mille. Dove sei, Ale? Fatti vedere, per carità di Dio. Ma dove? Ma perché stai lì così? Ma dove? Ma ti sei messo sotto un sasso? Allora, armi vere. Ma per ora siamo... Ah, guarda, qua ci sono delle armi vere. Guarda, prendi la K. È l'unica arma che c'è per terra, quindi ammetto che rimanere qua con la cerbottana. Ma hai ucciso qualcuno, Ale, oppure... Ecco, Ale, vieni qua a prendere. Inizio ondata 2. Ale, ma dove guardi? Ale, sono quelli che stanno sparando a tutti, tranne che a te, visto che sei nascosto sotto un sasso. Affanculo. Ale, stai facendo qualcosa? Cosa vuol dire autodanno? Ah, oh, out of ammo. Ma sì, ma solo tu la prendi per non fare un cazzo. Vabbè, allora abbiamo finito la seconda ondata. Aspetta un attimo. No, devi... Sì, ma devi stare tranquillo perché è anche la prima volta che gioco sta roba. Fammi vedere cosa succede qua. Aspetta che vengo da te. Guardiamoci intorno. Ok, qua vediamo, c'è l'aeroplanino. Guarda che qua c'è un po' di roba, eh. Acquista. Ah, qua posso acquistare serie di uccisioni. È partita l'ondata 3. Dove sei? Riuniamoci. Guarda... Riuniamoci dove? Certo che sono vivo, sto sparando alla gente a differenza tua, cazzo!
Sì, ma non ho più munizioni di sto cazzo di AK-47. Ale, dove sei? Che non ti vedo mai. Dove? Dove? Ma dove? Sai che mi metti più ansia che altro? Perché ti vedo sparare all'impazzata e non capisco dove siano sti cazzo di nemici. Che pazienza. Ma dove? Fammi vedere in giro. Sì, ma se non si può sentire piani. Ah, ma non lo sentite, ragazzi. Ma non ti sentono? No, scusate ragazzi, che voi non sentite la follia di Alessio. No, non c'è nessuno, sono tutti andati via. Allora, niente. Devi chiamare subito per... Sto pensando cosa fare, ti chiamo sul telefono, aspetta. No, chiamo te sul telefono e ti metto vicino al microfono. Ale, quale telefono? Aspetta, perché hai fatto partire l'ondata? Porca troia, ti sto chiamando sul telefono. Rispondi. Scusate ragazzi, ma è tutto complesso. Sì, è tutto complesso con Alessio. Tipo io ho chiaramente sparato in testa. Hai risposto, Ale? Io, ragazzi, datemi feedback. Aspetta, provo a parlare. Sì, secondo me ti sentono, ma ti sento male. Ora ci danno feedback. Ma Pierpaolo non... Porca troia. È tutto difficilissimo con te, Ale. Devi tirarmi su. Ma ragazzi, fatemi sentire. Beh, si sente di merda, si sente basso. Aspetta che aspettate ragazzi, Posso provare a fare una cosa del genere. Prova a parlare, Ale. Prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3. Riparla. Riparlo 1, 2, 3. Forse ora ti sentono un po' meglio. Ragazzi, non male di più. Ragazzi, cosa vuoi? Ma scusa, dov'è Pierpaolo? Ma è andato a prendere da mangiare. Ale, non rompere il cazzo. Cerca di parlare il meglio possibile col telefono vicino. Non so dove mettere il telefono. Non come... Sente basso, ragazzi. Gioco così, mi senti così? Io ti sento molto bene, ma non ti senti. Devi parlare più vicino al. Guardami in camera, guardami in camera. Ah, stai giocando. No, si ricomincia dall'ondata 1. C'è della gente che sta correndo verso di noi. Io non so nemmeno che sto. Aia. Ragazzi, purtroppo si sente basso più che altro. Per ora vi dovete accontentare da Alessio così. Sono una macchina da guerra, continuo a parlare così. È un po' difficile, ma... Oh, ci sono dei cattivi. È che purtroppo, Ale, non saprei come metterti se non così. Questo sei tu. Questo sei tu. Ma dove sei nascosto il tipo? Ti seguo? Sì, ma ce n'è uno. Ti copro. Non ce n'è uno, Ale, non è un problema. È che non si capisce dove stia andando. Sto tizio sta scappando da noi. Ma tu stai andando via? Ma vedi che si gira. Mi hai lasciato da solo, mi hai lasciato da solo. Sei andato in auto. Oh. E che cazzo? Cioè, capisco la volontà di Pianella mettersi un paio di cuffiette con mai. È vero, Ale, non hai delle cuffiette per. No, non ce le ho qua, ce le ho lì. Non ha senso. Fammi andare a prendere l'aeroplano. No, più che altro. No, ma vieni qua a prendere delle cuffiette, aspetta. Si è rotto. Cosa si è rotto? Io non capisco dove sono le altre. Ale, sono in giro, poi si possono acquistare con i crediti. Vabbè, alla prossima ondata vieni qua a prendere delle cuffiette. Ma qui dove? Dicono che è tutto difficilissimo con te, Ale. È quello che ti dicono tutte le ragazze al primo appuntamento. In effetti è possibile. Sono in guerra. Ale, non sei in guerra. Devi, devi concentrarti il più possibile e cercare di far bene. Sono sotto fuoco nemico. Basta che usi la mappa, Ale, per vedere dove sono i nemici. Munizioni scarse. Ma vuoi raccontare il live? Ora che ti sento, vuoi raccontare il live quanto ti sei esaltato a giocare? Ti sento malissimo, ti sento un po' basso quando sparano. Allora, ma che stai sparando? Ho paura che vuoi... Ma vai, cioè, non l'hai nemmeno mirato, hai proprio sparato all'impazzata?
Ma vuoi raccontare la tua... Cioè, ormai ti sei innamorato dei giochi, degli sparatutto in multiplayer? Io li trovo divertentissimi. Io sono un fan delle software, quelle robe lì. Armi. Allora, non abbiamo abbastanza... Ma perché mi compare sempre la roba dei soldi? Perché devi usare i soldini, ma abbiamo pochissimi soldini. Potremmo acquistare delle armi dopo. Ma perché dopo. I miei soldi sono condivisi con te? No. Io voglio i miei soldi. Dopo, dove sei? Dopo. Ale, dove sono sei? Fuori, non ti preoccupare. Dove sei? Sono fuori, Ale, non ti preoccupare. Ti vedo. Io vado giù in metropolitana, ok? Ma come vai giù in metropolitana? Ale, devi... Sei tu questo qua? Devi vedere dove sono i nemici, non è che devi andare... Dove vai in metropolitana? Poi cosa vai? A Notting Hill? Vai, vado e uccido, sono un'arma da guerra. Vai, uccidili. Dov'è che sai che almeno ti seguo nella tua... Sono due nemici rimasti. Il problema è di sti nemici che si imboscano di brutto. Ma dove? Ah, sì, stai... Ma, cioè, ti sei fatto uccidere dal tipo là? No, è totalmente innocuo. Non sono morto, sto benissimo. Aspetta. Ah, ora perché ci sono morti tutti? Adesso voglio delle armi. Ale, le armi sono qua. Arrivo, vieni al centro di Piccadilly, hai 23 secondi. Dalla chat... Arrivo. Ma le devo comprare per forza? No, non devi comprare per forza, ma tanto... Allora, vediamo, soldini per comprare... Soldi non posso comprare. Ah, io risparmio ancora un po', come non hai soldi? Anch'io. No, non ho 460, 2350. Vabbè, non penso di poterti passare. E puoi buttare le armi? Non posso buttarti le armi. Il simbolo dell'area umana. È per comprare gli aiuti, tipo quelli delle killstreak. Il simbolo della granata per comprare le granate? Secondo te? Cioè, cosa ti suggerisce? Perché quella è la parte... Bravo, certo, sì. Granata! Stai facendo qualcosa, Ale, o non stai facendo... Hai nemici che sto uccidendo! Ma è anche partita... Ma è anche partita la cazzo di granata. Grande, fuori. Hai visto, bravo Ale. Però non ci sono le armi. Minchia, pensavo che la ruota di scorta fosse un nemico. Qua dietro c'è uno. Ale, fallo fuori. Ah. C'è un altro. Ah, questo sei tu, scusa. Lutri. Minchia, iniziano a essere tantini, aspetta. No, qua bisogna iniziare a prenderla un pochino con più di senso questa mappa, perché mi sono fatto male. Devi aspettare, Ale, perché non sei d'aiuto. Ma vedrò caro la pelle. Comunque loro non si stanno interessando a me. Venderò cara la pelle. Mancano 10 secondi, poi ho venduto cara la pelle. Le posso provare a venirti a salvare. Mi dicono di arrendermi. Se non arrivi qua io sto per 3. No, provo a farli fuori io, Ale. Ciao. Che se li uccido. No, che se li uccido. Che se li uccido tutti. Ma sei rincoglionito. Ma si può essere così rincoglionito? Ma li sto uccidendo tutti, così poi riparti anche tu. Riparto anch'io. Ma perché si sente lì? Perché non si sentiva. Sto parlando con Greg. Ale, stai silenzio un attimo. Perché non si sentiva, Ale, l'ho messo sul cellulare, perché altrimenti non sente niente. Sei nato? Oh. Mi hai rubato tutte le armi. Cioè, ti rendi conto che avrò ucciso tipo 700 nemici e tu ne hai uccisi due? Cioè, come puoi lamentarti? Ma è stato questo per rubarmi tutte le armi. Si gioca al ray tracing, stiamo giocando su PS4, ragazzi, ma sì, il gioco al ray tracing. Non ci spegnere il telefono? Puoi spegnere il telefono? No, non devi spegnere. Perché non sono troppo comodissimo a giocare così. Ale, non importa. Fammi. Quindi lo spengo? No, cazzo, non ho comprato lei. Ancora Ale, no? Mi distrai troppo. Allora, è pieno di armi a te. Devi parlare più nel microfono, ti sento veramente basso. Sai che è veramente un'impresa giocare con te, Ale. Ora moriamo di sicuro. Porca troia, questo stronzo, che cazzo c'ha?
Sono morto subito. Ma come sei morto? Mancano 30 secondi e poi ho finito di giocare. Aiuto, tengo mezzo di tempo. Mancano 20 secondi. Ale, ma ti rendi conto che c'è un tipo con una mitraglia gigantesca? Sono nel negozio di prima dove hai fatto la strage. E mancano 13 secondi. E sembra che quando sono morto non posso attraversare le porte. Mancano 5 secondi. Ma perché mi devi fare la cronaca della... Però l'ho ucciso prima di morire, l'ultimo colpo è stato un headshot kill. Ma niente, sono morto anch'io. Sei veramente troppo inutile. Sei morto anche tu. Sì, sono morto anch'io. Volta per riavviare la missione attuale, sì, ovvio. Scusa, posso tornare a giocare normale? Cosa vuol dire? Cosa intendi per giocare normale? Mi sta arrivando il mio audio, qualcuno ha risolto? No, Ale, nessuno ha risolto. Ma dov'è Pierpaolo? Spegni Alessio Umbo, ma perché ragazzi, lo sentite? Chi mi sente? Aspetta un attimo. Scusate però, è stata risolta questa cosa? Cioè, in questo modo, quello che dice lui si rientra anche nel microfono che della live. Che è successo? Hai il telefono appiccicato al microfono? No, ma dicono che sentono soltanto basso. Ragazzi, mi dite un attimino come sentite? Lo sentite male, ma come? Tipo col rientro? Perché hanno detto che proprio loro non lo sentono. Non sentono quello che sento tu in cuffia. No, loro non sentono Alessio. Oh, senza telefono, cioè lo sentono perché ho messo qua il telefono così. Provate a vedere. Ah no, devi mettere no monitor, devi mettere quell'opzione dopo. Quella che manda anche in uscita. Sì, ovviamente. Anche la prima. Vai Ale. Sei ancora vivo? No, sono morto, stiamo chiacchierando. Ora lo dovresti sentire. Allora perché dovreste sentire tutto adesso. Vabbè, non si può giocare così. O mi fate sedere normale o io non posso esprimere ora grande gioco. Ora puoi sederti normale e parlare normalmente. Ah, il telefono l'avevi già spento? Ora ti si sente bene, vai tranquillo. Ok, però io ho bisogno che qualcuno mi alzi il tuo volume. Puoi dirlo? Potete alzare il mio volume ad Alessio? Quando c'è situazione concitata sei soverchiato dagli spari. No, lo devi far tu, Ale. Sì, ma lo deve fare qualcuno qua per me. Deve fare qualcuno per lui che non vuoi. C'è un'ondata nemica, Umbo. Un'ondata Ale, nemica. C'è un'ondata nemica è la prima. Adesso facciamo che giochiamo bene, va bene? Sì. Facciamo. Ecco, ma no, abbattuto. Facciamo che adesso facciamo una cosa fatta bene. Ti devo sempre salvare, è incredibile. Grazie, Ale. Diteci anche se adesso va bene il gioco rispetto a Umbo. Sei una palla al piede, sei una palla al piede. Dai, Ale. Eh? Sì. E che cazzo? Sono solo complicazioni queste live. Cioè, una dietro l'altra. Mamma mia, fine ondata 1, colpo mio, sono stato io. È stato tu a dare il colpo di grazia, sei arrivato lì con la siringa piena d'aria. Allora, me l'hai rubato? Mi hai rubato la KK? Ma quale? L'ho preso 10 minuti fa. Ma, no. Dai Ale, stiamo vicini, dai. Ho bisogno di o che mi abbassi un po' il gioco o che mi alzi un po'... Il volume di Alessio adesso è alto. Io ragazzi non so veramente cosa ti sento malissimo, scusa? Stai su PS4. Sì, sono PS4. C'è un'ondata nemica però, Sì, di a Greg di non toccare il microfono che lo regoliamo da qua. Parla, mi senti ancora? Mi sento perfettamente. Mi sente perfettamente? Ma vi hai risolto il mio problema o non te ne... Sì. È sempre molto alto il volume del gioco, vorrei abbassare un po' il volume del gioco. Comunque tu mi rubi tutte le armi. Mi ruba tutte le armi, io non so che cosa fare. C'ho una pistola, si è abbassato. Parla Umbo. Prova, mi senti? Spara un po' di colpi.
Perfetto, grazie. Ora è l'impostazione ideale, possiamo... No, fra un secondo è l'impostazione ideale. Allora, no, non è quella. Adesso Ale, facciamo così, senti me. Tu stai sì. qua, ok? Adesso ci muoviamo insieme da sì. qua verso i nemici. Io ti copro. Ma perché hai la pistola ancora? È perché non mi hai fatto prendere, mi hai rubato tutte le armi. Ma c'erano un miliardo di armi in giro. Ma cosa stai dicendo? Porca troia, mi hai scoperto. Dov'è che sei? Ti salvo, ti salvo. Grazie. Ok, ce n'è uno lì dietro. Comunque sei una palla al piede, sei una palla al piede, ufficiale. Dicevo, ci muoviamo verso l'alto e pian piano ripuliamo. Ce n'è uno qua dietro. Ma tipo verso l'alto che dobbiamo fare le scale? Verso Piccadilly ci muoviamo. Mi dai un fucile? Prendi. Ce ne sono in giro. Ho preso il tipo di sicuro ne ha droppati, Ale. Sì, adesso lo raccolgo tutto. Questo no? Hai il fucile? Sì, ce l'ho uno. Top. Dove vado? Chi uccido? A chi sparo? Guarda la mappa. Non ci sono puntini rossi. Mancano... Ah no, 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 semplicemente non c'è più l'ondata. Hai soldini? Soldi, ho $290. No, è un po' poco. fai il figo perché c'hai 1.700. No, cioè, volevi fare lo sborone? No, puoi fare una cena. Riprendiamo un altro... Usiamo sempre questa strategia. Vieni qua, adesso la ripuliamo, Cosa ripuliamo? Cosa ripuliamo? La mappa. Adesso vediamo pian pianino da dove spawnano. Ok. Di qua a sinistra. Entriamo qua dentro. Ti copro. Non ti copro più. Io la prendo un po' più larga. C'è un altro. Ma dov'è che sei andato? Ale? Mi stanno sparando. Ma non abbiamo detto che ci muoviamo insieme, che facciamo le cose carine? Sì, è che salgo dall'altra parte. È che tu corri. Non è che corro, Ale. Porca troia, che botta. Sei morto? No. Ora sì, sono caduto. Cazzo, che cazzo mi ha tirato dietro? Vieni qua a tirarmi su, Ale. No, ho visto che in alto a sinistra... No. Ho visto che qua, in alto... No, è la priorità che tu vieni qua a prendermi, Ale. Ho visto in alto a sinistra che c'è la mappa. Ale, devi venire qua a prendermi. Arrivo, dove sei? No, siamo fottuti. Arrivo. Non ce la fa. Eh? Non ce la fa, dico. Cioè, o vieni qua a prendermi o siamo fottuti. Perché? Perché non segui cazzo? Ma, allora, intanto ho scoperto che in alto a sinistra c'è un cerchio con si vedono le case, tipo la mappa. E ci sono i punti dei rossi, si capisce esattamente dove sono. Ma la mappa, Ale, cos'è il cerchio con le case? Io guardavo la bussola in alto in mezzo, Dicono, Ale, sempre altino, Ale, vuoi un caffè? Batteria nemica. Guarda che sono tutti, non so perché sono tutti lì. Cazzo sta facendo? Dietro di te. Ne hai ucciso uno, Ale. Uno. Ma perché vai troppo veloce? Normale. Io voglio un gameplay più ragionato. Ma ragionato cosa? Che è una mappa ondate che vengono a tirarti le granate in testa? Ma le Spec Ops non avevano un po' di storia? Qua non c'è nessuna storia. La storia delle ondate. Non so che missione hai scelto. Che non l'ho scelta io. Sopravvivenza si chiama. L'ha scelta Pierpaolo. Sono la tua ombra. Vai, vediamo. Allora, aspettiamo. Oh, ne è comparso uno. Ho rubato questi soldi io. Cazzo è andato il fucile? È dietro la colonna. Rimane uno che... Ah, è là. Ma sembra incastrato. Sono pieno di munizioni. Sono pieno di munizioni. È fuori dalla mappa, però. Ah, no, ora è entrato nella mappa. Dove è entrato? Qua. Era fuori dalla missione. Porca troia, credo.
Sono morto uscendo per prendere le munizioni. Poi devi salvarmi. Giuro, sono uscito fuori dalla mappa. Ma tra un'ondata e l'altra sei morto, quindi devo fare la prossima ondata da solo. Sono morto tra un'ondata e l'altra. Oh, vabbè. Ma scusa, ma ero fuori dalla mappa, cioè in 3 secondi mi ha ucciso. No, vabbè. No, ma finisci. Rifacciamolo, spingi start. No, ma no, non puoi giocare da solo, non puoi, che gioco è da solo? Cosa vuol dire? Ma mi fai giocare? Ah, ti faccio giocare. Ottimo. Adesso ci sono, ti giuro che non sbaglio più. Tanto ormai conosco la mappa a menadito. È morto, sì, esatto, è morto in un tombino. Cioè, è stata la prima morta in un tombino della storia. Porca troia, non si sa. Cioè, è morto tra un'ondata e l'altra. Non si sa. Cioè, il primo caso. Ah, dopo Ale, richiamiamo lo sviluppatore e diciamo che c'è. Se è possibile. Se avevano pensato a questa cosa. Allora, ti giuro che adesso ti seguo, però non correre. Guarda. Vai. Sono stato bravo, hai visto? Sono stato molto bravo, Ale. Devo prendere un fucile, però. Prendi un fucile. Dove sono i morti? Allora, ce n'è uno forse qua. Qua forse ce n'è uno. Qua l'ho preso, AKKK. Bravissimo. Dai. Dove sei? Sono qua di fianco a te. Aspetta, adesso aspettiamo un secondo, vediamo se sono davanti. Ma non dobbiamo andare a... Il microfono di Pienella satura bestia, abbassatelo. Ah, no, lo allontano, così chiedi se è meglio. L'ho allontanato da me. Dicono che tu stai giocando al primo Ghost Recon tattico, ma è Call of Duty. Sì, perché ti muovi con una calma che è eccessiva. Fuoco dietro di noi. Bravo Ale, andiamo insieme, mi hanno sparato. Ma chi ha sparato? Ricarico! Bravo Ale, bravo. Cioè, perché è bravo che sono ancora vivo? No, bravo, stai giocando bene. Chiedi se ti distorce ancora l'audio. Ti vedo sempre abbassato. Abbassato strisciare sotto le macchine. devi abbassare, allontanare un po' il microfono. Ancora di più? Così. No, ora va bene. Ah, ok. Sei sempre dietro, nascosto sotto un sasso. Non si capisce bene a fare che stanno cosa. Per arrivare i cattivi, stanno per arrivare tra i cattivi. Tra 2 secondi arrivano i cattivi. Partiamo dal negozio qua. Sinistra, alla nostra sinistra. Esatto. Entriamo? Anzi no, entriamo in quella destra perché ci sono i nemici. Dove sei, Ale? Tu sei andato a sinistra, giustamente. Arrivo io. L'ho fatto saltare in aria il bastardo. Hai visto che però mi hai trovato... Attento, alle spalle! Qual è il pulsante per dare il cazzotto? Col quadrato. No, è il destro che devi spingere. Questo. Col destro, con l'analogico destro. Mi andiamo a comprare la roba, un po'. Sì, scusa, sì, con lo spingere. Quale roba? Cosa? Comprare la roba, segui gli ideatori, pistole, le armi. Ma sì, gli ideatori. Pochissimi soldi. Chi sono gli ideatori? No, compri la seconda arma, la compri tranquillamente. Sì, ma volevo che Alessio giocasse un po' bene e poi prendere armi più fighe con più soldi. Mi serve un fucile. Ale non ha abbastanza soldi. Ho la pistola. Dove sei? Non ti vedo più neanche sulla mappa. Qua ti raggiungo io. Vai, partiamo da quello che hai di fronte. Questo l'ho fatto fuori. Grande. Dove cazzo sono? Ah, qua. Guarda che sono bravo. Cerchiamo.
Ho capito, ma è drammatica la situazione. Non, io non capisco da dove arrivano. Ma sei già a terra, Ale? Sì, però l'ho ucciso. No. Hai ucciso chi? Questo qua, adesso è morto. Dai, porca sono abbastanza voglia. Nascosto, sono abbastanza nascosto se arrivi. 10 secondi, 10 secondi. Mi sono messo in una posizione di... vabbè, però fai cagare. Ma non puoi morire, ma non puoi morire. Però fai... su, non puoi sempre morire su. Cioè, sì. O mi segui... Che sono avvinghiato nei cavi, non capisco, ci sono tutti i cavi che mi avvinghiano. Ma cosa vuol dire se è avvinghiato? Ma non sei utile per niente. Non mi si sganciano i cavi. Ma non viviamo in un mondo wireless? Cosa faccio? Voto per riavviare la missione attuale. Però non ha rotto le palle questa qua. Non vedo l'ora che finisca questa cosa. No, però... no, adesso serio, un bo'. Io devo... è serio, tutte le volte mi dici serio. No, questa volta davvero. Questa però volta non davvero. Devi correre. Ma cosa vuol dire non devi correre? Non corro, Ale. Sei tu che non è che puoi... cioè, guarda, ti faccio vedere come giochi, guarda. Sì, come giochi. Dove sei? Ah. Mi vedi? A chinino però, stai a chinino anche tu. Sì, sì, sto facendo te, vedi che ti guardi attorno. Cioè, finiamo domani mattina, sono quattro nemici. Cioè, uno non è possibile così. E vaffangiro. Io non capisco. Ma cos'è che non capisci, Ale, di preciso? Cos'è che ti sfugge? Dai, vieni qua, dove vai? Prendo l'arma. Oh. L'ho presa. Qual è la... Ale, secondo la tua esperienza, qual è la miglior sedia da gaming? Devo dire che questa non è male, però... Partiamo da un negozio. Tende a spingermi in avanti, non capisco. Non dire tende a spingerti in avanti. Cioè, è piegata in avanti come se mi stessi per ribaltare. Qui non mi possono sorprendere alle spalle. Di sicuro no, adesso poi usciamo in base dove... Ma dopo gioca piane. Sì, dopo ragazzi gioca ancora alle piane sane. Se prevedete un cappotto, prevedete bene, perché sarà così drammatico. Alle spalle, sono entrati dall'altra entrata. Ma dove? L'ho fatti fuori. Alle tue spalle, alla tua sinistra. Non so, io Ale mi fido di te. Arrivo, non ti preoccupare. L'hai ucciso? No, tu non ti preoccupare. Dov'è? È morto, tirami su e no, basta. No, non è morto! Mi hai fatto... Incredibile, sei veramente incredibile. Chi è che t'ha salvato? Tu, perché sei nascosto dietro alla cassa, sei nascosto, cazzo. Ma dove devo stare? Ma si può giocare con uno che sta nascosto dietro la cassa del negozio di sneaker? È lì dietro, è dietro al furgoncino. L'ho visto, è dietro al furgoncino. Dai, vediamo se... non so se puoi prendere delle armi, troppi pochi soldi. Ma io non voglio comprare le armi, voglio avere le armi. No, però in effetti le pistole partono da 700. Ma c'è una partita che si può fare dove ci sono le armi? Vieni, torno in negozio. Partiamo sempre dal negozio. Che almeno sono protetto. Sì, però non è che puoi restare lì in negozio. Io copro questa uscita qua, tu copri quell'altra. Vabbè, dai, giochiamo come vuoi tu, dai, facciamo questa cosa. Però tu copri l'altra, tu copri l'altra entrata. Va bene, facciamo sta cosa. Vedrai che ora ci tireranno 75 granate, ma visto che ti piace così... Sono tutti lì da te. Non ti preoccupare. Vai. Quindi vuoi restare nel negozio. Ci metteremo 7 ore. Ma dov'è il problema? Hai fretta? Devi andare da qualche parte? Ho ricaricato, torno alla cazza. Dai, Ale, cioè, non scherzi. No, però adesso piano, procedi piano. Piano. Ce n'abbiamo uno lì dietro. Fatto fuori. Grande, Ale, ne hai un altro. L'ho freddato. Cioè, tu li uccidi soltanto così, li uccidi. Quando sono a terra. Prima li devi per forza ferire, poi... E poi li vado a finire con un headshot mentre chiedono pietà. Allora, qui è tutto... qui il negozio è tutto tranquillo. Torna in negozio. Ma sei già tornato in negozio? Sì, io voglio partire da qua. Che questo lo capisco, il resto io non lo capisco. Non so, io Ale ti seguo in questa cosa perché ti voglio bene. Quando parte l'ondata? 5 secondi.
Io non ho tante, ho abbastanza munizioni per stare qua un po'. Già dicono, ma ve lo immaginate Alessio in guerra? Cioè, il problema è che Alessio può andare in guerra solo dove ci sono negozi di sneakers o dove... dentro i quali inserire. Ci hanno lanciato... io copro questa porta sempre, ma tu non vogliamo, vogliamo andare fuori o... A fare cosa? Ma come fare cosa? È un mondo brutto là fuori. Ah, stanno entrando di qua. Ce l'ho, ce l'ho. Stiamo uscendo qua a sinistra, eh? No, io no, io ce li ho due di là. Ho ricevuto un invito a un party. Penso che Fossetti voglia giocare. Ma a che ora dovete iniziare il competitivo? Che ore sono? Non lo so, sono le 4 meno 10. Allora le 4. La troia. Ale, cosa stai facendo? Come fanno a stare sparandomi? Ah, è pericoloso qua. Come fanno a stare sparandomi è... È italiano però. L'ho visto, era lì, era lì. Mi hanno accerchiato, sono bloccato in negozio. Ma sei ancora in negozio davvero? Mi stanno assaltando il negozio. Ale, ma li sto uccidendo tutti io. Ma ti sta assaltando chi ti sta assaltando? Sono 30, sono 1000. Mi stanno lanciando i bazooka. Io veramente non... Cioè, non so cosa dirti. Non so più cosa dire. Siamo pronti, devi parlare con Pierpa. Io sono qui e sono pronto per giocare. Ti devo mettere la mia sessione, posso? Ah, scusami. Vai, chiuso, Umbo, Umbo, finita, finita. Chiudi la live, c'è Fossetti che mi sposta nell'altra sessione. Ok? Va bene, Ale. Go, go, bravo Tango Alfa. Fare. Veramente sta pisellando in giro adesso. E sta infierendo su dei poveri terroristi. Basta, ciao, addio. Basta. Vai, 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 continuiamo che sono pronto, sono carico. Ma pronto cosa, Ale? È abbastanza sudato? Vabbè, sì. Niente ragazzi, ora chiudiamo la live, ripartiamo tra 10 minuti col multiplayer. Ok, saluta i ragazzi, ci vediamo dopo in live fra 5 minuti. Dopo 40 minuti con Alessio. 5 minuti, vado a fumare una palla. Sono estenuato. Ma sono del mestiere questo, ve lo immaginate Alessio in guerra, pronto per giocare un parolone, vai Ale, 5 minuti, sì ragazzi, aspettate 5 minuti e tornano Alessio per Paolo che io non ne posso più di Alessio oggi, ciao. Signore...